Se accertate le responsabilità della maestra, si tratta di episodi che vanno condannati con rigore, afferma il sindaco di Mazzano di Nola, Franco Addeo, dopo aver appreso la notizia della sospensione dal servizio di un insegnante dell'asilo per maltrattamenti ai minori. Gli atti di violenza in ambito scolastico sono espressioni della più alta crudeltà umana, aggiunge Addeo, che sottolinea in generale la necessità di garantire una maggiore prevenzione a tutela dei minori a scuola. L'ambito scolastico, che dovrebbe essere il luogo di inclusione, nella massima garanzia per i bambini e nella massima tranquillità dei genitori. Questi sono degli episodi indegni che vanno combattuti e condannati con estremo rigore. A tal proposito, ritengo che sia stata lodevole l'attività svolta dall'Arma dei Carabinieri, che ha fatto luce sulla vicenda ed ha valorizzato le denunce dei genitori. Allora io dico, in generale, ma nel caso fosse accertata la penale responsabilità della maestra indagata, in generale dovrebbe essere compito delle istituzioni scolastiche attuare ogni attività preventiva finalizzata anche alla verifica della stabilità comportamentale degli operatori della scuola. Gli operatori della scuola ai quali i genitori affidano il futuro dei loro bambini. Abbiamo realizzato una struttura sportiva per i bambini. Proprio ieri dalla prefettura di Napoli mi hanno comunicato che questa mattina, di fatto, dal comune sono partiti con un furgone, erano disponibili i completini per tutti i bambini delle scuole di ogni ordine grado per fare questa inaugurazione di questa struttura sportiva che tu avrai a Berisa. Insomma, la cosa che ti voglio dire è che qua siamo continuamente impegnati per i bambini, poi succedono queste cose, insomma, che ti lasciano l'amaro in bocca.